al via oggi le giornate europee, il Liceo Leonardo sempre attivo in questo senso con delle iniziative in materia. Certo, un liceo linguistico come il nostro, che fa dell'internazionalizzazione uno dei pilastri della sua, dei suoi percorsi formativi, non poteva far passare inosservata la giornata europea delle lingue, istituita per promuovere la diversità linguistica, per promuovere lo studio di diverse lingue straniere che ovviamente vengono veicolate in Europa, ma soprattutto per promuovere nei giovani quelle competenze interculturali e plurilinguistiche che sono necessarie innanzitutto ad ispirare quei valori di accoglienza e di unità che l'Europa comunque ci ispira e poi naturalmente anche ad orientarli in un futuro professionale che chiaramente deve essere al passo con i tempi e per essere al passo con i tempi deve essere assolutamente affiancato allo studio delle lingue straniere. Le attività che farete durante il nuovo anno scolastico sono tante, se magari ce ne anticipa qualcuna? Noi andremo a consolidare le innovazioni e rilanciare le innovazioni che in questi 4 anni già abbiamo deliberato, stiamo sviluppando dei protocolli di intesa con enti esterni per promuovere i nostri percorsi, ovviamente stiamo promuovendo il liceo sportivo che è l'ultimo nato in ordine di programmazione lavoro ce n'è tanto anche sul campo dell'intelligenza artificiale, ovviamente della robotica, stiamo continuando ad investire. Oggi celebriamo per la prima volta la giornata europea delle lingue straniere che già viene festeggiata in Europa sin dal 2001. Una giornata molto importante perché promuove l'apprendimento delle lingue straniere non solo come opportunità di lavoro, viaggio e quant'altro, ma soprattutto per la cosa più importante, promuovere la fratellanza tra i popoli, quindi la cultura, la lingua come unione per conoscerci e comprenderci meglio.